bambini della classe seconda F. Seconda D e prima D. Della scuola secondaria di primo grado Campanella Sturzo di Catania. Insieme alle nostre professoresse Silvana Rosso e Agata Barbagallo abbiamo deciso di celebrare la giornata del Safe Internet Day 2020, realizzando una guida sotto forma di filmato e di indirizzarla ai genitori e agli adulti in generale. What's Safe Internet Day? It's an international event which permits a safer and more responsible use of online technology and mobile phone by children and young people across the world. La nostra guida si chiamerà La sicurezza in internet, spiegata dai ragazzi. Ci siamo interrogati, aiutati dalle nostre insegnanti, su come usiamo internet, su quali sono i rischi della navigazione, sulle possibili strategie per ridurre questi rischi, sulle caratteristiche che deve avere una guida, esaminando anche quelle esistenti. Ed oggi siamo qua a parlare con voi. About the amazing world of internet, the meraviglioso mondo di internet. Dai, state sereni, voi genitori vi fate prendere dal panico quando immaginate noi alle prese con internet. Noi non è che non vi capiamo, perché lo sappiamo che lo fate per il nostro bene o perché vi preoccupate per noi, ma molto spesso sono le cose che non conosciamo a farci più paura. Infatti oggi vi raccontiamo come viviamo, utilizziamo e usiamo internet. E così passeremo una bella esperienza insieme. E poi a noi piace navigare in internet e non ne capiamo il motivo quando ce lo proibite. E così ci arrabbiamo. Una soluzione ci sembra quella di iniziare a parlarne insieme. What do we do on internet? Cosa facciamo in internet? E adesso godetevi la visione. Enjoy your time! Cosa facciamo in internet? Cerchiamo informazioni su qualsiasi argomento. We look for any information. Scarichiamo canzoni, film e giochi. We download some movies and games. Cerchiamo con gli amici che incontriamo di persona e con quelli con cui facciamo amicizia nei blog e non incontriamo di persona. We chat with friends. Scarichiamo sfondi per il computer. We download wallpaper we like most. Creiamo i nostri blog. We make blog. Cerchiamo luoghi dove andare in vacanza. We visited holidays place by Google Earth. Cerchiamo materiale per le ricerche di scuola. We search information for Google homework. Guardiamo e votiamo filmati divertenti su YouTube. We watch and vote funny movies. Parliamo al telefono con Skype. We chat by Skype. Siamo un gioco gratis online. We play for online games. Leggiamo i giornali online. We read online newspaper. Scarichiamo gli aggiornamenti per il computer e le espansioni per i giochi. We download upgrade. Acquistiamo alcuni prodotti. We buy any type of goods. What website we visit? Che siti visitiamo? Motori di ricerca come Google, Virgilio e Libero. Siti di filmati e musica come YouTube, TikTok e Megavideo. Siti di personaggi famosi e di cartoni animati come Cartoon Network e Disney Channel. Social network e community come Facebook e Instagram. Casella di posta elettronica come Gmail, Hotmail, Libero e Yahoo. Siti da cui possiamo scaricare giochi come Roblox e aggiornamenti per i computer dell'Apple o della Microsoft. I siti della nostra scuola del cuore, Juve Channel, Inter Channel, Milan Channel. Siti per acquisti online come eBay, Amazon o siti di marche e negozi.
Consultiamo siti per le nostre ricerche scolastiche come Wikipedia e altre enciclopedie virtuali. Sappiamo bene che navigare in internet comporta dei rischi, ma è anche vero che sapendo individuare questi rischi possiamo trovare delle strategie di comportamento per ridurli o addirittura eliminarli. All'inizio è difficile, ma un po' alla volta diventa più semplice. Potrebbe anche essere divertente provarlo a fare insieme, mica navigare insieme. Questo potete farlo con i bambini più piccoli, ma sarebbe bello parlare insieme di queste cose e confrontarci sui vari rischi e strategie che troviamo. Rischio è di ricevere email di phishing, cioè email usate per sottrarre informazioni personali. In questo caso posso anche scaricare un antivirus sul mio computer che mi protegga anche dal phishing, oppure non aprire l'email se non conosco il mittente e comunque non inserire dati personali come il nome, cognome e la data di nascita. Don't accept email from strangers. Di essere attaccati da virus i quali proveranno a bloccare il nostro sistema operativo. Oltre a questo essi proveranno a diffondersi attraverso i nostri contatti o magari essi potrebbero anche condividere i nostri dati privati. In questo caso posso informarmi su antivirus più potenti, scaricare l'antivirus e aggiornarlo di continuo per non visitare siti a rischio, come per esempio quei siti in cui ti invitano a giocare giochi gratis ma che normalmente sono a pagamento. Download antivirus and don't believe everything. Di entrare in contatto con persone che chiedono informazioni private o foto di me o dei miei amici. In questo caso posso rispondere di rifiutarmi di inviare ciò che mi è richiesto. Keep your personal information safe and secret. Di fare amicizia con persone che dopo un po' mi chiedono di incontrarci personalmente. Potrebbero essere pedofili. In questo caso posso scegliere di bloccarli, non incontrarli o di incontrarli, ma non andarci da soli e in compagnia di un adulto. Never arrange to meet someone you've met online, it can be dangerous, they might be pretending. Uno dei rischi è di incontrare siti, giochi o filmati pornografici, no, o comunque non adatti alla nostra età. In questo caso la strategia è chiudere la finestra o chiudere dentro qualcuno. Enjoy games with your friends. Di essere attirati da promozioni di vendita, come per esempio pubblicità, i quali però poi si rivelano delle truffe. In questo caso posso dubitare della veridicità delle offerte e se sono troppo vantaggiose, vedere il prodotto prima dell'acquisto. Pagare un acquisto con la carta di credito e vedere che il mio importo è superiore a quello che ho autorizzato. In questo caso possono usare una carta prepagata, indicare con l'importo esatto, non possono prelevare di più di quello che io ho stabilito. Use prepaid card. Informazioni non attendibili però che lo sembrano. Check information before you believe it. Ask parents, teachers, they're there to help. E questo è solo quello che è venuto in mente a noi. È finito il nostro tuffo nel mondo di internet, siete un po' più tranquilli ora? Ah, volevamo dirvi un'ultima cosa, a dire il vero, noi non consultiamo delle guide per utilizzare internet, perché ci sentiamo già molto esperti. Certe volte voi sembrate proprio imbranati, ma quando abbiamo problemi o ci sentiamo nei pasticci, se non abbiamo paura di essere puniti o se non abbiamo paura di essere giudicati, voi siete le prime persone a cui vorremmo chiedere aiuto.
E poi siamo così esperti, imparando a individuare i rischi e le strategie, lo possiamo diventare sicuramente di più. Ciao! Oh!